Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è il video in collaborazione con Piccoli Canali Power, il consueto video degli acquisti naturali del mese. Ovviamente, come al solito, nell'info box trovate tutti i link dei canali delle altre persone che partecipano a questa collaborazione, quindi Rossella, Daniela, Lalla, Giangi, io saluto tutti, e trovate giù nell'info box i vari link. E parto con gli acquisti. Allora, ogni mese tutti gli altri fanno vedere un sacco di cose e io ho tre cose in croce. Questo mese è uguale, quindi veramente ho 5 cose da mostrarvi, però non avevo moltissimi soldi da spendere. In più volevo smaltire e voglio continuare a smaltire tutte le scorte che ho, perché non mi sembra giusto accumulare cose che poi tanto non ce le godiamo neanche. E poi perché andrò al Sana e quindi sicuramente mi porterò dietro qualcosa, quindi non volevo accumulare troppe cose. Ecco, 3 cose che ho acquistato alla Lidl. La prima cosa è questa maschera per capelli districante alla canapa di pH Bio, certificata vegan, Ayab, sì, che è questa qua. Io avevo provato quella alla castagna, fantastica, e questa qua non la trovavo, e quindi niente, l'ho vista l'altro giorno, l'ho voluta acquistare e non vedo l'ora di provarla per poi capire anche le differenze tra le due. E quindi me l'hanno consigliata in tanti e niente, l'ho presa. E poi era uscita una limited edition al melograno della linea CN Nature. C'erano le creme viso, che però non ho preso perché ne ho tante e poi non erano adatte al mio tipo di pelle. C'era l'olio corpo, ma non l'ho preso perché io non amo gli oli corpo. E poi non mi ricordo più che altro c'era. Comunque io ho acquistato 2 cose. Ho preso il contorno occhi alla melagrana B e Bacchi di Goji, per una pelle più liscia, questo qua certificato Natru e Vegan Ok. Tra l'altro costavano veramente pochissimo, e la confezione è da 15 ml e niente, ho voluto provarlo perché in genere i contorni occhi della Sien sono buonissimi. E poi ho preso il lip balm, sempre melograno e goji, sempre certificato Natru e vegan. Quindi questi sono gli acquisti per quanto riguarda i cosmetici. Io sto sudando tantissimo. Altre cose che ho acquistato sempre alla Lidl, questo praticamente è un video solo Lidl, sono delle cose delle cose mangerecce. Allora, ho acquistato le uova biologiche, sono 4, e le volevo da 2 in realtà, perché non riesco mai a finirne 4 prima della data di scadenza. Infatti così è stato, un uovo l'ho buttato via. Però niente, costavano poco e erano biologiche, le ho prese, sono uova buone. Poi vi mostro solamente la busta perché ho già mangiato il contenuto. Praticamente ho acquistato per 2 o 3 volte addirittura le albicocche biologiche della Lidl, e volevo segnalarvele perché costano poco e sono squisite. Quindi insomma, ve le volevo segnalare, ne ho comprate 2 o 3 confezioni e sono buonissime. E poi ho acquistato sempre di questa linea qui biologica le carote questo mese, anche le carote molto buone. Buone, costano poco, ovviamente visivamente sono un po' più bruttine, però la frutta biologica è così, però molto saporite, quindi volevo appunto segnalarvi questa cosa. Quindi questi erano i miei pochissimi acquisti naturali del mese. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!